Montaggio è famosa per un convento, il convento dei Cappuccini. Mi ricordo che da bambino con i miei genitori venivo in gita per questi luoghi e ricordo come fosse oggi quando mio papà mi disse: vedi, lì in questo convento c'è una bellissima quadreria, una collezione d'arte stupenda. Fate conto che da qui a Genova, prima Ponte Decimo, sono circa 20 chilometri. 20 chilometri attualmente di strada carrozzabile. Ma a quei tempi, quando il convento è nato, siamo fine 1500, il convento è stato costruito nel 1604, si andava per sentieri. Allora fate conto che da Ponte Decimo ad arrivare qui a Voltaggio ci volevano alcune ore di camminata a piedi. E i frati, che si partivano dalla Liguria e volevano andare nell'Oltregiogo degli Appennini per andare sulla pianura padana, meglio ancora verso Tortona, Novi Ligure, ecco che dovevano passare di qua. Dicevo prima che questo convento è famoso per la quadreria. Che ci fa in un paese sperduto degli Appennini, pensate, una collezione di ben oltre 200 opere d'arte, quasi tutti dipinti. Ma il creatore di questa collezione d'arte è un frate proprio qui di Voltaggio, padre Pietro, ripeto, appunto da Voltaggio, che è morto nel 1905. Gli ultimi 30 anni del 1800, i primissimi anni del 1900, questo frate si è messo a cercare dipinti, opere d'arte, da arredare questo convento. Sicché nel giro di pochi anni, di pochi decenni, questo frate, amico della nobiltà di Genova o delle famiglie facoltose di Genova, è riuscito a portare al suo paese questo patrimonio di dipinti. A due scopi. Primo scopo, questo è comune un po' a tutti i conventi dei frati cappuccini, avere delle opere d'arte da guardare. Cosa rappresentavano queste opere d'arte? Gesù, chiaro, è il personaggio più importante, Maria, la mamma di Gesù, e poi tutta una schiera di santi. Motivi erano due: che i frati avessero dei quadri da contemplare, su cui meditare, e poi, perché no, anche la gente, gli abitanti di Voltaggio, potessero godere di queste bellissime opere d'arte. Pensate, sono presenti tutti i pittori, dalla seconda metà del 1500 fino ad arrivare all'Ottocento. Praticamente sono presenti tutti i pittori più importanti del barocco genovese. Ma parliamo di un pittore che a noi interessa particolarmente perché prende il nome del cappuccino, è un cappuccino, Bernardo Strozzi. Ora non ci si può non fermare davanti al Cristo Portacroce. Cristo Portacroce è un'opera stupenda dove questo manto rosso di Gesù che porta la croce preannuncia quello che sarebbe stato il suo martirio sulla croce. Bernardo Strozzi dà delle pennellate di un colore molto, molto vivo. Ma ancora di più, se vedete un'altra opera, La Deposizione, è un'opera piuttosto grande di Bernardo Strozzi. Il Gesù che porta la croce è un quadretto, potremmo dire un quadretto devozionale, mentre il quadro della Deposizione di Gesù dalla croce, Gesù ormai morto, è un quadro di grande pathos. Allora lì Bernardo Strozzi usa come quasi la spatola per dare forza all'impasto di colore. Parliamo di un altro pittore che prosegue l'arte di Bernardo Strozzi, il Grechetto. Un altro piccolo quadro davanti al quale se uno non gli viene da piangere, quasi quasi. È Gesù, meglio il volto di Pietro, che dopo il tradimento, dopo aver rinnegato di essere discepolo di Gesù, incontra il volto di Gesù e ci dice il Vangelo, pianse amaramente. Allora, da quel viso sgorga una piccola lacrima, ma è una lacrima densa di sangue, come per dire, è una lacrima
di grande dolore da parte di Pietro per aver rinnegato, per essersi riconosciuto discepolo di Gesù. Mi sono fermato a questi due quadri, ma pensate che sono circa 80 quadri esposti. Nel 70 il convento si è aperto, questa è una sala inaugurata nel 1970, perché visitatori, oggi sono tanti visitatori, da tutte le parti del mondo vengono a visitare questa ricca quadreria. Convento dei Cappuccini, un po' fuori dal paese, al di là del ponte del torrente Lemme, è un convento che chiama la gente alla preghiera. Perché in ogni convento cappuccino, meglio, in ogni chiesa cappuccina, la perla è la Madonna. Ma c'è anche un'altra curiosità. Voi entrate in chiesa e nella nicchia vedete questa bellissima statua del Carrea, siamo agli inizi dell'Ottocento, ma questa statua veniva coperta da una tela, da un dipinto, che rappresentava appunto San Michele Arcangelo. Allora, nelle grandi feste, la tela veniva arrotolata e appariva la Madonna. Questa chiesa ha qui le grandi tele, quelle tele bellissime che ornavano gli altari monumentali delle chiese barocche. Ne voglio sottolineare soltanto una di queste stele, Domenico Fiasella, grande pittore del 600 genovese, dove c'è una rappresentazione interessante, due grandi padri del deserto, Paolo Eremita e Antonio Abate. Ci troviamo geograficamente nella Tebaide dell'Egitto, siamo nel 300 d.C. e Antonio va a visitare il vicino fratello che sta per morire, lo assiste alla morte. E la cosa interessante, dico, è la curiosità, cioè il leone che con le sue zampe prepara la fossa a Paolo che sta per morire. Un dipinto bellissimo, di grande impatto, di questo corpo quasi ormai morente, quindi dall'aspetto funereo, e il grande abate Sant'Antonio che lo assiste con la sua presenza e con la sua preghiera. Questa chiesa ha qualche celebrazione ogni tanto, ma soprattutto è diventata un luogo di grande cultura. Quindi venite, perché questo impasto bellissimo, armonioso, dolce, di musica, di paesaggio, di opere d'arte e di prelibatezze che danno gusto alla vita, davvero vi arricchiranno molto se avrete la gioia, il tempo, per stare un po' qualche ora, non solo qui al convento dei Cappuccini, ma anche in questo bellissimo paese che è Voltaggio. Thank you.
Thank you.